essere il coronamento di due anni vissuti sempre al top. Mi vedete la settimana scorsa, sono venuto invece questa finale anche per rispettare poi la sconfitta di Modena l'anno scorso. Che emozioni provate con questo? No, grande soddisfazione, penso che realizzeremo soltanto magari domani. Ci siamo trovati nei loro panni, per cui sappiamo cosa vuol dire. Infatti il primo pensiero che devo avere per loro, perché posso immaginare cosa stanno provando, l'ho provato io e i ragazzi l'anno scorso, e bisogna rendere comunque merito a una squadra che ha fatto un grande percorso, che è il Basiano, che ha fatto tra l'altro un po' di più rispetto ai nostri. Ma detto questo, penso che bisogna dare merito grande a tutti e 24 miei ragazzi, sia chi era in tribuna che quelli che erano in panchina, che sono entrati dopo. Ce la siamo giocata. L'importante oggi era, secondo me, provare a essere noi stessi, autostima e personalità. Io ho capito che se avessimo giocato con autostima e personalità avremmo potuto sempre dire la nostra e farli male, così come l'abbiamo fatto. Quindi niente, quindi, bravi, bravi miei ragazzi, bravi. Forse rispetto all'anno scorso è una crescita soprattutto dal punto di vista mentale, sabato e oggi sono stati dei momenti di difficoltà, siete sempre usciti alla grande, nel senso che voi comunque siete sempre usciti. Ma dico, partiamo da un presupposto, se l'anno scorso Sarri ha vinto è perché nonostante gli episodi sarebbe andato più di noi e quindi vince sempre la giornata. Seconda cosa, io ritengo che la squadra l'anno scorso rispetto a quella di quest'anno era magari un po' più compatta, questa di quest'anno ha tanta qualità, è una squadra che può provare in qualsiasi momento, lo sanno loro, lo so io, l'importante è essere sempre squadra, perché se lo siamo. E il secondo, se mai si è visto sia all'inizio del primo che all'inizio del secondo, perché all'inizio del secondo tempo non era facile. Avendo preso gol, soprattutto in quel modo, alla fine del primo tempo, psicologicamente la potevi sentire. Ci aspettavamo, come è stato con Villa, con la scuola stezzanese, che nei primi 15 minuti del secondo tempo loro sarebbero sicuramente tornati sotto con tanta pressione. Siamo stimati a non abbassarci troppo e a ripartire con più qualità rispetto a quello che abbiamo fatto in semifinale e in finale. E si è visto, abbiamo sofferto il giusto, abbiamo commesso qualche errore sicuramente, e infatti poi quando avremo modo ne parleremo, però ripeto, abbiamo giocato con testa e con tanta personalità, ed è una cosa da sottolineare. Ma Emanuele da quando è arrivato con noi, dalla 23esima di campionato, ci ha dato una grossa mano a trovare magari lo sbocco che fino a quel momento, ma non per colpa o responsabilità di chi c'era, ma semplicemente perché ha caratteristiche un po' differenti. È un ragazzo che è abile, oltre a giocare per la squadra, anche attaccare profondità, darti profondità. E questo nel calcio di oggi, secondo me, soprattutto nelle nostre categorie, crea pensieri, soprattutto poi magari a due difensori forti come loro, nonostante siano forti, però comunque si è rimesso bravo a lavorare tra di loro, a toccare sempre la profondità, a non fare i due soldi tranquilli, e ci ha dato una grossa mano, ma vabbè, oggi penso che per parlare di Mancola è facile perché ha fatto quello che ha fatto, però bisogna parlare di tutti, da Antonio Pisani a Edoardo Romeo, tutti quanti. Io mi auguro che Milano sia sempre il prossimo, sono molto soddisfatto di quello fatto fino adesso, se l'ho fatto però oggettivamente io non sono né Van Gaal né Mourinho, l'ho fatto perché ho una squadra che ha qualità in primis, ho una società dal presidente Sebiera, direttore Concello, che comunque mi ha sempre supportato, sia con la prima squadra che con la Juniors, ma poi io oggettivamente ho uno staff di collaboratori che, sai, uno quando vince dice sempre, tende sempre a sottolineare tutti, l'importanza di tutti quanti, ma io ho veramente persone a mio fianco che fanno la differenza. E approfitto per fare un ringraziamento ulteriore a mio padre Giuseppe e a mio fratello Riccardo, che hanno fatto io i miei scout in queste fasi finali, sono andato a vedere un po' di partite e i loro consigli sono stati molto preziosi anche stasera. Quindi ti siamo per loro. Grazie.